E buongiorno, buongiorno, costretto dal vento, questo è l'unico pezzo riparato, come potete vedere, piatto, un po' crespo, piatto, un po' crespo, significa che là c'è il vento, e qua ancora riesco forse a pescare, ma a quanto pare è prevista un'ondata di vento impressionante, ma noi non ci arrendiamo, almeno oggi, poi se ne parla lunedì a pescare. Bello vermetto di Rimini, vivo, mi raccomando, vivo, che si muove. Andiamo a lanciare. Vediamo di prendere il sorato. Boh. Anche se qua, come dico sempre, è un punto interrogativo enorme, ma noi ci crediamo sempre, chissà. Bene, ecco qua, bel Rimini vivo, è bello. E poi ho anche tre bibetti di chioggia. Vediamo, però per adesso monterò una sola canna, appunto perché come vedrete c'è un po' di vento e poi vediamo se piazzo pure un bibby, dai. Bellissimo sto Rimini. Occhio alla sinistra, occhio alla sinistra. Piega, murena, c'è ventissimo, ragazzi. Puttana Eva. Puttana Eva.
l'orata big sarà stata questa. Guardate quanti belli nodi. Murenona. Peccato, mi aveva fatto un po' esaltare. Ah, c'è un altro letto. Speriamo bene, dai. Va bene signore, oh, manco il filetto di mureno ho potuto beccare oggi. Incredibile, vabbè, le ultime due esche, dopo un altro letto e mezzo praticamente integre. L'unico che mi aveva fatto quasi sperare è stato quelle pighette che nonostante il forte vento che c'è si vedevano. Faccio vedere che sta arrivando da lì. Guardate, c'è praticamente la tempesta di vento, tempesta di vento. Domani e dopodomani praticamente è il casino totale. Ci vediamo la prossima settimana, tempo permettendo. Ciao signori, un abbraccio a tutti e Iso Capuotto. Ciao, ciao.